Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mecetoning. Oggi è tipo notte inoltrata e non c'ho un cazzo da fare. E da tanto che voglio sostituire i freggi, finalmente mi sono comprato l'occorrente. E quindi volevo portarvi il video su come sostituire il freggio anteriore, posteriore, quello del manubrio e delle ruote. Però questi sono soltanto spoiler. Oggi vi porto solo quello su come smontare quello anteriore. Sigla e cominciamo subito. Team mobbing, when I come around, got the whole thing wobbing. Allora, ragazzi, occorrente, phon o pistola termica e cacciavite piatto e una stella. Io prima di bucarlo come fanno tanti, vorrei provare a tirarlo fuori senza romperlo. Quindi prima mi scaldo la superficie perché sotto c'è la colla, quindi andiamo a scaldare veramente bene e poi proviamo a fare leva. Cacciavite piatto. Comunque, dopo averlo tolto, andiamo a pulire bene, a levare tutta la colla. Ok, dopo aver rimosso lo stemma, aver pulito bene la parte, questi sono residui che non sono riuscito a togliere, però per lo più se n'è andato, andiamo a mettere il nostro nuovo stemma. Ok, come potete vedere il risultato è finito ed è venuto veramente bene. E niente ragazzi, per questo video è tutto. Vi dico che vi annuncio che ho in programma di mettere a posto di questa griglia e di queste placche la griglia nera, e che farà molto più effetto. Soprattutto con questo nuovo stemma, quindi è tutto un work in progress per il momento. Bene, con questo bellissimo spoiler, io vi saluto. Ciao a tutti, ragazzi.